Selvaggi, salve e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono Vigi Future e oggi finalmente ci stiamo avvicinando al momento finale. Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io, come al solito, sono Vigi Future e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Red Dead Redemption 2. E siamo davvero vicini alla data di uscita di Red Dead Redemption. Mancano proprio poche ore, penso che questo sarà uno degli ultimi video che vedrete di aggiornamento, perché poi esce il gioco, quindi... Ragazzi, a me mi ha colpito questa scheda che è stata diffusa, mi pare, da multiplayer.it, che è molto molto interessante, perché fa un confronto di statistiche fra il primo episodio di Red Dead Redemption e il secondo. Le missioni si aggiravano intorno alle 20 ore per quanto riguarda il primo episodio, e il secondo più di 60 ore. Ragazzi, è tantissimo. Qualcuno addirittura si è lamentato delle 60 ore, ma perché probabilmente non avete giocato il primo, non avete visto quanto tempo ci vuole per finire il primo, e sto parlando solamente delle missioni principali. Un'altra cosa che mi ha colpito, che ho letto nei commenti, per la verità me l'ha detto solo una persona, ha detto: perché non, invece di leggere le notizie, non parli pure tu e qualche parere personale, espleti tu qualche parere personale? Sì, io voglio espletarlo qualche parere personale, però se non ho dati concreti, come faccio? Cioè, posso fare delle ipotesi, posso fare delle speculazioni, ma in questa fase qui, oltre al fatto di fornirvi le informazioni necessarie, non posso fare, sarebbe pure ingiusto, no? È un po' come prendere in giro, quindi mi limiterò in questa fase a leggervi tutte le informazioni più importanti che riguardano Red Dead Redemption. Ovviamente, appena esce il gioco, ragazzi, è inutile dirvelo, faremo un sacco di gameplay, giocheremo insieme in rete con la community che si sta formando, che sta diventando veramente grossa. Vi lascio giù in descrizione il link per entrare nella nostra crew, che si chiama appunto Mucchio Selvaggio. Potete già vedere le informazioni di YouTube per quanto riguarda questo canale, che è nato nel 2012. Stessa cosa per la crew, è stata fondata veramente tanti anni fa, stiamo parlando di una crew storica, quella del Mucchio Selvaggio. E le notizie che vado a leggervi oggi ci preparano al lancio di Red Dead Redemption. Infatti la prima notizia si chiama "Prepariamoci al lancio", è la notizia di Antonello Buzzi di spaziogames.it. Rockstar Games, in attesa del lancio di Red Dead Redemption 2, previsto per il prossimo 26 ottobre su Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One, ha pubblicato una serie di utili informazioni, giorno di lancio e aggiornamenti. Come è normale per un gioco di questa portata e dimensione, all'uscita sarà disponibile un aggiornamento contenente cambiamenti e correzioni dell'ultimo minuto per assicurarci la migliore esperienza di gioco possibile. Consigliamo vivamente di scaricare l'aggiornamento prima di avviare il gioco. Se le impostazioni della tua piattaforma di gioco non prevedono il download automatico degli aggiornamenti, ecco delle semplici istruzioni per attivare queste funzionalità. Impostare la funzione di download aggiornamento automatico su PlayStation 4, attivare gli aggiornamenti automatici su Xbox One. Chi lo ha prenotato su PlayStation Store o Xbox Store può scaricare e preinstallare il gioco sulla propria piattaforma di gioco e cominciare a giocare già da venerdì all'uscita del gioco, quindi chi lo scaricherà dagli store digitali non avrà bisogno poi di scaricare la patch del day one, che dovranno scaricare invece le persone che hanno comprato una copia retail, come pure io. Segnalazione di problemi. Abbiamo recentemente revisionato il sito di supporto di Rockstar Games per rendere più facile trovare aiuto in caso di problemi. Il nuovo sito è anche ottimizzato per dispositivi mobili per ottenere velocemente assistenza direttamente da smartphone. Come spesso capita all'uscita di giochi di queste dimensioni, ci aspettiamo l'insorgere di bug e problemi non previsti e ti invitiamo a informarci di qualsiasi problema simile che riscontrerai. Il sito di supporto contiene anche diversi utili articoli sui requisiti di installazione, bonus prenotazione e altro ancora. E questa è una cosa che succede sempre, ragazzi. Un gioco di queste dimensioni, così grande, appena esce avrà veramente tanti problemi, e sono sicuro che ne avrà, quindi non vi spaventate, perché è una cosa normale. Succede per giochi tipo Assassin's Creed, che praticamente fanno ogni anno, figuratevi se non succede per un gioco di queste dimensioni, quindi non vi lamentate. E poi passiamo alle informazioni per l'embargo di video e streaming. Sappiamo che molti giocatori di tutto il mondo vogliono trasmettere in streaming la loro esperienza di gioco per amici e fan di Twitch, YouTube
Facebook, Mixer e altre piattaforme. Sappiamo anche che spesso i giochi finiscono prima del previsto nelle mani dei giocatori, quindi vogliamo informarti dei tempi corretti per trasmettere o caricare contenuti di gioco. La data e l'orario di embargo internazionale per lo streaming o la pubblicazione dei contenuti video corrisponde al primo lancio di mezzanotte, quindi dalla mezzanotte del giorno prima, che poi sarebbe il 25, già si può cominciare a fare lo streaming. E infatti tutti gli altri video che stiamo vedendo in queste ore su YouTube o su altre piattaforme vengono tutti rimossi, e i canali che hanno fatto ste cose vengono chiusi, ragazzi, perché ovviamente lo spoiler dà fastidio, e poi sono regole base, dai, cerchiamole di rispettare. Poi arriva a novembre Red Dead Online. Preparati per la beta di Red Dead Online in arrivo a novembre. Come annunciato in precedenza, Red Dead Online è una nuova esperienza online ambientata nell'enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2. Come accade con tutte le esperienze online di questa portata e dimensione, l'uscita sarà inevitabilmente turbolenta, e siamo sicuri che la nostra fantastica e affezionata community condividerà idee, ci aiuterà a risolvere i primi problemi e collaborerà con noi per rendere Red Dead Online un'esperienza divertente e innovativa. L'accesso a Red Dead Online sarà gratuito per tutti i possessori di una copia di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 o Xbox. Sfruttando le dinamiche di gioco di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online offrirà ai giocatori la possibilità di esplorare l'universo di gioco in solitaria o in gruppo, e sarà ricco di aggiornamenti e modifiche costanti per offrire al pubblico un'esperienza sempre nuova e curata nel dettaglio. E questo è successo praticamente con tutti i giochi della Rockstar. I primi giorni dell'online sono stati veramente turbolenti, problemi di disconnessioni, problemi di login e vari problemi che comunque ci saranno anche stavolta, ragazzi, non pensate che non ci saranno, quindi non spaventatevi. E passiamo alla prossima notizia di oggi, che è di Davide Leoni di Everai.it. Red Dead Redemption 2 in arrivo, la companion app per iOS e Android. Nella giornata di ieri Rockstar Games ha annunciato la companion app di Red Dead Redemption 2. Oggi la compagnia ha svelato i primi dettagli sull'applicazione, disponibile da venerdì 26 ottobre su iOS e Android. La companion app permette di avere sempre sotto controllo la posizione dei nemici, dei negozi e di altre zone chiave, mostrate sulla mappa interattiva, con possibilità di effettuare zoom, evidenziare le aree di proprio interesse e annotare le attività ancora da svolgere. L'applicazione dialogherà con il gioco a patto di effettuare il login con il proprio account Rockstar, e infatti io vi voglio aprire una piccola parentesi, dovete iscrivervi al social club di Rockstar, quindi non solo per entrare nella nostra crew di gioco, ma sarà proprio necessario per fruire anche di questa app, che sinceramente penso che sia una cosa molto molto utile per offrire informazioni e statistiche in tempo reale sui propri progressi. Al momento non è chiaro se la companion app offrirà anche funzionalità legate a Red Dead Online, la cui beta è prevista per il mese di novembre. L'applicazione, che includerà anche il manuale completo e alcuni consigli utili per iniziare, potrà essere scaricata da App Store e Google Play da venerdì 26 ottobre, giorno in cui Red Dead Redemption 2 giungerà sugli scaffali dei negozi nei formati PlayStation 4 e Xbox. In queste ore si è aperta la caccia della rottura del Day One di Red Dead Redemption 2. Alcuni store in Nord America, Sud America e Asia sembrano aver iniziato a vendere il gioco in anticipo. Nessuna notizia invece per quanto riguarda l'Europa, ma secondo me ci sarà la rottura del Day One anche qui, quindi il giorno prima, secondo me già dal 25, ci sarà la rottura del Day One. Scommettiamo? E prossima notizia è di Davide Spotti di Multiplayer.it. Svelata la mappa completa di Red Dead Redemption 2. L'area di gioco di Red Dead Redemption 2 è stata mostrata sui social. L'immagine proviene dalla guida ufficiale. Nelle ultime ore è trapelata sul web la mappa completa di Red Dead Redemption 2, l'attesissimo gioco di Rockstar in uscita questo venerdì. L'immagine proviene dalla guida ufficiale in versione tedesca ed è stata condivisa sia su Twitter che su Reddit. Come si può notare in calce, l'area di gioco di Red Dead Redemption 2 includerà gran parte della mappa originale, riproponendo luoghi già noti ai giocatori come Armadillo, Fort Mercer, il Ranch McFarland, Tumbleweed e Blackwater. In buona sostanza tutta la zona a nord del Messico, e questa era una cosa che già avevo anticipato io. Avevo previsto che queste zone le avremmo già viste, non ci avevo messo la mano sul fuoco sul Messico e purtroppo non c'è. La parte superiore della mappa invece sarà
completamente inedita e sembra essere superiore per dimensioni rispetto ai territori che era possibile esplorare nel precedente capitolo e che noi abbiamo visto anche in una precedente notizia qui sempre su Mucchio TV. Ultima notizia di oggi di Simone Tagliaferri di Multiplayer.it. Red Dead Redemption 2, un video gameplay ci mostra la caccia sulla neve. Trapelate online un nuovo video di Red Dead Redemption 2 che ci mostra una sequenza di caccia sulla neve. Il lancio di Red Dead Redemption 2 è imminente e online già iniziano ad apparire i primi filmati trafugati, probabilmente prodotti da qualcuno che ha ricevuto il codice review del gioco da Rockstar e non sta rispettando l'embargo. Dopo quello di ieri, che mostra una breve sparatoria, ecco oggi un lungo video di gameplay che mostra una sequenza di caccia sulla neve. Da notare le diverse caratteristiche della sequenza, giocata molto lentamente per non spaventare gli animali. Da notare l'utilizzo di un arco, probabilmente sempre per evitare di fare rumore. Particolarmente belli sono i dettagli sulla neve smossa dal personaggio, decisamente realistici. Questo è sicuramente un video da vedere e rivedere, ragazzi, e questo video qui io l'ho visto, non ve lo faccio vedere per evitarvi spoiler, però vi devo dire che è stato molto molto interessante, perché c'era Arthur seguito da un altro personaggio che gli dava consigli su come cacciare, e questo effetto che c'è quando lui passa in mezzo alla neve è veramente veramente fatto molto molto bene. E ho visto che quando si scocca l'arco praticamente l'inquadratura si muove tutta. A un certo punto lui prende una sostanza e l'inquadratura si fissa, quindi se vogliamo un po' quello che succedeva col fucile da cecchino in Metal Gear Solid, non so se vi ricordate un po'. E poi c'è questa fase di inseguimento della preda dove lui va molto molto lentamente per non fare rumore e può attivare una sorta di potere che gli fa vedere la direzione che ha preso l'alce oppure la preda che lui sta cercando di acchiappare. Ragazzi, e anche per oggi era tutto. Io vi invito a entrare nel nostro gruppo di Facebook che si chiama Red Dead Redemption 2 gruppo italiano, entrare altresì nella nostra crew del social club che vi lascio ovviamente in descrizione. Ragazzi, e questo era tutto. Se non ci saranno altre notizie di rilievo per quanto riguarda Red Dead Redemption 2, il prossimo video che vedrete sarà l'unboxing del bundle di PlayStation Pro insieme a Red Dead Redemption 2. E questo era tutto, ci vediamo la prossima volta.